Perché io non accetto e non tollero che si continui a dire che la Lega, in quello Zaia, prima vicino ai cittadini, i nostri governatori, i nostri sindaci, stanno con i cittadini che protestano per guadagnare dei voti, per guadagnare percentuali. Perché fino ad oggi si omette di dire che gli unici che hanno guadagnato qualcosa sulla questione dell'immigrazione sono le centinaia di cooperative rosse, di onlus, di associazioni di volontariato, che dall'immigrazione incontrollata stanno traendo fonti di ricavo enormi. Questo è un business enorme. Mafia Capitale, l'avete citata anche voi, ha scoperchiato questo business e ha dimostrato che cosa gira dietro l'immigrazione. Quindi c'erano anche gli amici di Casa Pound, c'erano in quel mondo lì. Guardi che c'erano addirittura i presidenti dei comitati contro i nomadi della Magliana, che erano assunti dalle cooperative rosse, dopo che facevano le battaglie per far sì che i campi nomadi nascessero. Mi deve spiegare come, che risposte dà ai 200.000 giovani italiani che ogni anno se ne vanno a cercare lavoro all'estero, perché ne arrivano 170.000 di clandestini in Italia, ma lo stesso anno 200.000 giovani italiani vanno all'estero a cercare lavoro. Allora la Lega dice: prima parliamo ai 200.000 giovani italiani che cercano lavoro all'estero e poi, se ne avanza, parliamo ai 170.000. Quindi discorso, non tollero che si dica che la Lega soffia sul fuoco per i voti. La Lega sta con i cittadini italiani, qualcun altro evidentemente sta con le cooperative che ci guadagnano. Scusate, questa è la questione.